Orizzonte Scuola TV, un nuovo appuntamento con A2per2, il ciclo di interviste con i protagonisti del mondo della scuola. Oggi una puntata un po' particolare perché ci occupiamo di un volto molto noto nella nostra comunità, un docente ma anche comico, autore, attore. Lui è Filippo Caccamo, lo avete conosciuto in questi mesi sulla nostra pagina Facebook, i video molto caratteristici, simpaticissimi, che rappresentano ecco, uno spaccato di vita scolastica. Filippo è appunto un insegnante e capisce bene tutte le varie dinamiche che accadono durante un normale anno scolastico. Adesso lui è con noi, una intervista in cui ci racconterà come è nato il suo personaggio e anche quello che farà nei prossimi mesi. Allora, do il benvenuto a Filippo, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie a voi dell'invito, grazie a voi dell'invito, assolutamente. Ecco, Filippo, leggo sul tuo sito, comico, autore, attore, insegnante disperato, ecco. Esatto. Specifichiamo soprattutto che cosa significa insegnante disperato. Ma significa proprio questo, anzitutto ancora buongiorno e grazie dell'invito. Dunque, significa esattamente questo, cioè io ho avuto la fortuna quando ero in università di creare questa pagina Facebook sugli universitari. Dopodiché cosa vuoi? Cresci, ti laurea, eccetera, arrivo a scuola e dico, io ora ho due vie, o imito tutti e faccio un'altra pagina sempre sugli insegnanti, perché i personaggi sono tutti veri, oppure veramente mi dispero nella maniera più totale. Ho avuto la fortuna di avere dei colleghi straordinari, di avere dei colleghi veramente straordinari, e di conseguenza è nato poi tutto. Quindi l'insegnante disperato è un po' quello, diciamo. Ecco, prendi proprio spunto dalla tua vita da professore. Ecco, tu sei laureato in storia e critica dell'arte, sì. Insegni in quale istituto? Lettere alle medie, ma perché sono la mad dei miei video. Ciao, sono una mad, esattamente così. Ti racconto un po' brevemente, guarda, sì, io sono laureato beni culturali e critica dell'arte, poi ho voluto fare storia dell'arte alle medie, ma insomma ovviamente c'era più richiesta su lettere. Mi sembrava una cosa anche interessante ed effettivamente lo è molto. Lettere alle medie varia tanto, grammatica, epica, storia, geografia, scrittura. Ho detto guarda, mi butto qui. Ho fatto tre anni al CIPE, al Centro Provinciale dell'Istruzione degli Adulti, e dopo ho fatto due anni invece nelle mie medie, tra l'altro una collega rimasta, che era una mia professoressa, di 100 anni fa, quindi sono stato contentissimo. E poi insomma quest'anno ho per forza di cose mi sono dovuto fermare, non tanto per me quanto per i ragazzi, perché è giusto dare una continuità ai ragazzi, è giusto dare anche un aspetto di serietà. Questo qua sarà un inverno in cui io, per dirti, 3 settimane fa avevo 9 spettacoli programmati, ora ne ho 51. Ero a fare un film settimana scorsa per Roberto Lipari, Ficarra e Picone. Insomma, per i ragazzi non è serio avere il supplente del supplente del supplente a cadenza quasi settimanale. Quindi, insomma, per rispetto a loro ho detto preferisco fermarmi, vedere come va quest'anno portando i miei contenuti a teatro e poi magari un domani tornare in cattedra. Cosa direbbe la Carla di questo tuo... Ma no, ho fatto una bella scelta, guarda, ho fatto una bella scelta, poi si fa tempo, ciao Mario, finisco l'intervista, arrivo, direbbe questo. Ecco, appunto, direbbe questo, ecco. Il tuo rapporto con i colleghi insegnanti? No, fantastico. No, ecco. sono eccezionali. Io veramente lo dico col cuore, non posso. Allora, c'è a chi piace di più, c'è a chi piace di meno, c'è chi viene a tutti gli spettacoli, c'è chi viene una volta, però è fantastico. Io dei miei colleghi lo dico con
non solo dico, con un'onestà intellettuale totale, ho un rapporto fantastico. Io li imito uno via l'altro e mi scrivono loro, ma non mi imiti più, non ti vedo. Quindi guarda, è eccezionale. Mi ha riscritto anche il mio vecchissimo tecnico del PC di quando ero al liceo, che è quando faccio la segretaria. Dico, oh, perché non posso? Quindi il caro Mimmo che esiste davvero. Quindi no, rapporto eccezionale perché io parto dal presupposto che prendo in giro me stesso. Cioè, so come dirti, non è che io prendo in giro gli altri o prendo in giro, io parto da una condizione di vita così quotidiana, così normale anche, che mi viene quasi impossibile arrabbiarsi, no? Con me da solo. E difatti, ecco un'altra cosa che mi piace sempre raccontare, il fatto che io non ho sostanzialmente hater. Può esserci il video con la battuta che ti ha offeso, che non ti è piaciuta, che ti è piaciuta meno, che ti ha dato fastidio, però sono proprio un personaggio web che, raccontando una quotidianità, secondo me abbastanza reale, crea poi quel rapporto, ecco, con i colleghi e con i follower. Ecco, Filippo, prima anche di parlare, perché non sei solo comico, non sei solo attore, ma sei anche autore di un libro, ti faccio però una domanda e ti chiedo anche una considerazione, perché appunto tu prendi in giro, ecco, passiamo a questo termine, gli insegnanti, ma in questo momento sappiamo bene come purtroppo gli insegnanti siano sempre, no? Presi di mira dagli alunni, dai genitori, ecco, è un rapporto questo, ecco, è anche una perdita di autorevolezza, credo che derivi. Chiaramente scherzare su queste cose fa sicuramente, diciamo, scherzare su gli insegnanti, su, diciamo, anche magari tutte le varie caratteristiche, ecco, ci sta. Però credo che appunto sia importante sottolineare l'autorevolezza, no, della figura del docente all'interno della scuola. Certo, io credo proprio, guarda, io sono anche un grande seguace, se così possiamo dire, di Galimberti, no? Umberto Galimberti, che tratta tante volte il tema della scuola, ma ho letto anche dei libri di Recalcati, insomma, il mondo autorevolezza va un po', secondo me, rivisto, nel senso che è chiaro che la scuola, leggevo giusto ieri, a bacchettate sulle mani non risponde più alla società di oggi, è una società completamente stravolta, quindi quell'autorevolezza lì non troverebbe risposta, anzi sarebbe un autogol, no? Tornare a determinati sistemi. Allo stesso modo è complesso avere un nuovo concetto di autorevolezza. Io sono sincero, non ho mai avuto problemi, cioè io con i miei alunni avevo un rapporto per il quale, se loro mi vedono con la maglietta in testa su TikTok al pomeriggio, è un problema loro, perché dietro la cattedra rimango dietro la cattedra con il registro, le note, i voti, quindi questo è proprio un discorso, è un discorso personale. Da un punto di vista di autorevolezza, io credo che tanto sia lanciando un po' una bomba, lo so, mi si ritorcerà contro, lo so, però un po' una colpa delle famiglie, nel senso che il triangolo alunno, scuola, famiglia ha l'anello più debole nella famiglia. Per come la vedo io, è un pensiero mio, un pensiero personale. Ci sono tanti insegnanti demotivati, tanti insegnanti parcheggiati lì, tanti insegnanti che non funzionano. Lo so, questo lo so, ma io noto con i genitori, non tanto personalmente quanto ti faccio un esempio da arbitro, perché ho arbitrato a calcio, quanto i genitori abbiano veramente un'idea completamente distorta dell'autorità, che sia l'arbitro, che sia l'insegnante, che sia il preside, che sia proprio un'insegnante, proprio un'idea completamente distorta e che impartiscono i figli, perché tante volte gli alunni hanno detto delle robe ai miei colleghi che non era mai farina del loro sacco, capito? Quindi questo problema dell'autorevolezza e autorità credo sia un po' da riformulare, soprattutto partendo dalle famiglie. E mi ha molto stupito la dichiarazione della mamma, del bambino del ragazzo che ha preso il pugno, no? Che ha detto: sì, il professore ha sbagliato, ma mio figlio è un pirla, passatemi il tempo, cioè, ha sbagliato lui. Questa cosa qua, insomma, vedi come alla fine è stato il genitore, no? A rimettere un po' tutto a livello. Infatti, questo credo che sia appunto
sottolinearlo, ecco, non è, purtroppo non, è, non capita di frequente un'autocritica da parte dei genitori, questo bisogna considerarlo, diciamo, è appreso diciamo, anche il pieno di complimenti, anche se queste cose non dovrebbero fare in realtà notizia al giorno d'oggi, però la diamo per buona. Ma Filippo, appunto, parlavamo del tuo libro, ecco, un romanzo generazionale chiamato Vai Tranquillo, ecco. Spiegaci un po' come è nata anche l'idea di questo libro. Allora, io, questo è un romanzo del 2019, è un romanzo per il quale abbiamo lavorato con Mondadori tantissimo. Ho avuto la fortuna di fare una serata stupenda al Teatro Nazionale. Io facevo spettacoli per gli universitari, no? Insomma, alla fine dello spettacolo mi dice il mio agente, mi dice, guarda, in camerino c'è fuori Mondadori. E ho detto, va un po', ma figura. E invece c'è davvero delle persone di Mondadori, che appassionate al mood con il quale trattavo il tema università, hanno detto, caspita, proviamo a pensare una storia. E lì ho fatto 3 mesi di scrittura molto fitti, molto intensi, su una storia, non so come dirti, una classica serie Netflix, cioè la storia psicologica, ma anche molto umana e quotidiana, di un universitario standard oggi. Della vita e dei problemi che affrontano i ragazzi, leggevo ieri, 1 su 3 universitari va dallo psicologo nel 2021, insomma, quanto ci sia dietro quel mondo lì. Ed è stata un'esperienza fantastica, anzi non vedo l'ora di tornare con Mondadori o con altri, insomma, a scrivere un libro sulla vita degli insegnanti. Sarà una trilogia, faremo 3 volumi tipo di enciclopedici sulla vita dei docenti. Ecco, ma tu, ritornando ai tuoi personaggi, ecco, tu mi dicevi che sono tutti tratti, diciamo, dalla tua vita di docente. Ecco, la Carla da dove nasce è quello più caratteristico, quello che è rimasto nella memoria. Allora, la Carla è un mix, allora, la voce è quella della mia insegnante di lettere del liceo, che si chiama Claudia, non c'entra niente. Carla invece esiste davvero, della mia collega alle medie, che ha il ruolo della Carla dei video, quindi quella che sa tutto, quella che fa tutto, però quella che non sa, cioè sa ma non sa, si ricorda ma non si ricorda, però quella che vive per gli insegnanti e li odia ma gli prepara la torta salata, gli vuol bene, ma insomma è un personaggio un po' un mix. E poi c'è quella puntigliosa che esiste davvero, Valentina, mia collega di tecnologia, poi c'è quella un po' più rauca, che è un mix fra un mio collega di matematica e la mia insegnante di inglese del liceo, quindi sono un po' delle unioni, no, di personaggi, con varie anche battute prese qua e là tra i corridoi, e è tutto parte della vita reale, perché poi io penso che la fortuna dei cosiddetti situazionisti, quindi quella comicità alla, ha avuto Carlo Verdone, per dire, no, che faceva quelle borgate romane, riprendeva oppure Pucci quando fa la moglie, oppure non lo so, Pintus, piuttosto che Brignano quando imita. Questi sono i situazionisti, quindi non dei battutisti. Io non faccio tante battute, io dico delle frasi normali, no, ma il modo in cui le dici, che dici caspita, è così, ecco, quel modo lì, è l'immedesimazione. Ti immedesimi un po', fondamentalmente quello che può capitare anche a me, può capitare anche a te. Esatto, questo credo che molti insegnanti credo si rivedono nella Carla, si rivedono anche c'è l'ultimo video che abbiamo visto, quello che abbiamo pubblicato, quello che riguarda la scuola primaria, se non sbaglio. Certo, certo. Anzi, molti si chiedono quando farai quello sugli educatori degli asili nido. È già pronto. Calma, perché io devo aspettare il maledetto venerdì 11 che inizio il tour. da lì riparto quei video. Mi sto anche struzzando, figurati. Quindi, come vedi, anche se guardi un po' la nostra bacheca Facebook, di fronte scuola, ecco, puoi vedere, no, una serie di richieste che possono essere spunto anche per i tuoi video. Certo. Appunto, è molto importante. Allora, quindi tu parti venerdì col tuo tour che si concluderà quando? Maggio, più o meno maggio.
Ma andrai in tutta Italia, cioè proprio tutte, quasi tutte. Cioè, allora, io adesso ti dico delle cose, ma che magari settimana prossima sono molto più ampliate, perché io ti ripeto, 3 settimane fa, non è una battuta, avevamo 9 date, adesso ne abbiamo 51, quindi andiamo 3 volte a Torino, 2 volte a Milano, 2 volte a Verona, andiamo a Taranto, Lecce, Napoli, Montecatini, Firenze, andiamo a Sondrio, stiamo 4 giorni a Lodi, andiamo a... Solo te le leggo, e la cosa bella è che sono tutti insegnanti ed è tutto sold out. Se io ti faccio vedere la mia locandina, a porca miseria, non si vede con tutte. Vabbè, perché peccato. Allora ci crediamo, sold out. Vabbè, non si vede. Ah, forse è così. Guarda tutte le patch sold out qua accanto. Questo è tutti così. E quindi io mi scrivono tutti i giorni, mi dicono, ma perché poi io entro negli spettacoli e inizio sempre dicendo: quanti insegnanti ci sono? 1000 mani alzate, dico, vabbè, collegio docenti, facciamo un collegio, che devo fare? Cioè, potrebbe essere un rape, attenzione. Ma questo è. Potrebbe essere un rape. Filippo, allora, grazie per essere stato con noi. Ma grazie a voi. Il tuo spazio, non è stato facile incastrarti in tutto. Le tue attività, a parte il tour, però noi ci tenevamo a comunque a farti conoscere ancora meglio, ma credo che già il tuo pubblico lo farà, lo sa, però dico, a farti conoscere meglio anche al pubblico di Orizzonte Scuola. Grazie davvero, ci rivediamo allora presto, e un saluto dalla Carla. A presto, ciao colleghi, ci vediamo. Ciao Mario, ho finito l'intervista, adesso arrivo. Ciao! Torniamo a schermo intero, abbiamo quindi trasmesso l'intervista con Filippo Caccamo. Queste e tante altre interviste le potete rivedere sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento a un prossimo speciale su Orizzonte Scuola TV.